individuale dopo il primo giorno di gara. La Spagna comanda la graduatoria a 3 con 193 punti e 600, davanti alla Bulgaria con 189 e 725, quindi un buon margine di vantaggio, mentre appena un decimo di punto divide l'Italia dalle Bulgare. Il punteggio per le sei azzurre è di 189 e 625. Ma subito seguiamo il primo degli esercizi liberi, quello sulla pedana del corpo libero dell'azzurra Barbara Melozzi. La prima rotazione prevede un gruppo di ginnaste impegnate al corpo libero e un altro al volteggio. Quindi seguiremo gli esercizi sulla pedana del corpo libero e del volteggio. Barbara Melozzi è decima dopo il programma obbligatorio. Non ancora quindicenne, triestina. Barbara Melozzi nel programma obbligatorio aveva ottenuto nella prova del corpo libero 9.575. Ecco al volteggio, prima rincorsa per Miriam De Tena, impegnata nella selezione juniores del proprio paese, ma è in predicato di ricoprire il posto titolare per i mondiali di Indianapolis, in programma in autunno nella città statunitense. Le sei azzurre in gara sono Carmen Falzarano, che occupa la sesta posizione nella graduatoria individuale, capeggiata, ricordiamo, dalla spagnola Eva Rueda, davanti alle connazionali Cristina Fraguas e Sonia Fraguas. Ora siamo ancora sulla pedana del corpo libero, dove seguiamo impegnata la bulgara Mariana Poliokronova. Sedicenne del club di Cernomore di Varna. La Bulgaria presenta in questo appuntamento una nazionale notevolmente rinnovata. Ha denunciato l'abbandono di numerose delle migliori ginnaste la scuola bulgara di ginnastica artistica femminile ed ora, in vista degli europei juniores di Atene in programma tra qualche settimana e soprattutto dell'appuntamento mondiale di Indianapolis, sta rinnovando la rappresentativa di eccellenza. Nella graduatoria squadre ribadiamo che le bulgare precedono di appena un decimo di punteggio le azzurre. ,775 il punteggio per il miglior salto della spagnola. Attendiamo ancora il punteggio al corpo libero dell'azzurra Barbara Melozzi. Un leggero sbilanciamento nella fase di atterraggio per Daniela Vairo. I bulgari hanno leggermente incrementato il proprio esiguo vantaggio nei confronti della formazione italiana. Corpo libero ancora una spagnola, Silvia Martinez. Sedicenne. Ha preso parte con la selezione spagnola già ai mondiali di Stoccarda. Nella graduatoria individuale dopo gli obbligatori occupa l'ottava posizione. Thank you.
Silvia Martinez spagnola al 14enne, anche lei giovanissima, come giovanissima d'età e di esperienza, tra le bulgare la più esperta, tra le sei bulgare presentate in questo triangolare è Maja Hristova. Conteggio del precedente esercizio della spagnola Martinez 9.200. Silvia Martinez ha ottenuto 9.200 al corpo libero, dove intanto sta per iniziare la propria prova l'azzurra Carmen Falzarano. Prima dell'azzurra nella graduatoria, dopo gli obbligatori, sesta con un personale di 38.225. Peccato che subito in chiusura della diagonale questo errore per Carmen Falzarano. Gareggia per l'Aurora Montevarchi, 16 anni. È difficile l'effettuazione dello Zucara, un salto che va assimilato dopo ripetuti esercizi, un duro lavoro di palestra. Ha terminato con un doppio raggruppato Carmen Falzarano, peccato per lei l'errore nella fase di apertura. 9.50 intanto il punteggio per Svetlana Ivanova, che abbiamo poco fa seguito al volteggio. Denuncia Carmen Falzarano, mentre la regia ci propone al rallentatore, dovrebbe essere appunto la fase iniziale. Ecco, in effetti. Ora attendiamo il punteggio per Carmen Falzarano, che sarà senz'altro inferiore, mentre intanto abbiamo visto la spagnola Sonia Fraguas. Siamo tornati sulla pedana del libero per la prova della bulgara Silvia Mitova. Silvia Mitova era quarta dopo gli obbligatori, quindi una delle candidate al successo finale. Anche lei giovanissima, 15 anni, gareggia per il club Slavia di Sofia. Ancora non è stato reso noto dalle giurate il punteggio per Carmen Falzarano al corpo libero. Lo invitiamo a portare la nostra postazione sia Giulia Volpi che Roberta Kirchmeier, mentre dopo una breve pausa di riscaldamento finalmente Chiara Ferrazzi ha effettuato il primo dei due salti. Mentre al corpo libero è la volta della spagnola Raquel Orozco, 14 anni. Thank you.
Ribadiamo ancora una volta per chi non segue con assiduità la ginnastica artistica femminile, che la prova al corpo libero è l'unica del programma femminile ad essere accompagnata da una base musicale. E quindi tutto l'esercizio con l'insieme di difficoltà, di elementi tecnici, di combinazioni e passaggi, deve essere correlato al motivo musicale scelto. Tutte le ruotate questo fine settimana, nel fine settimana pasquale, prenderà parte insieme a Valentina Rubinetti alla gara di Coppa Europa al Moscow News di Mosca, che per quanto riguarda la prova maschile vedrà 9.425 il punteggio per la spagnola Orozco al corpo libero, ma ricordiamo che le azzurre fanno gara tenendo in particolare osservazione le bulgare, che dopo gli obbligatori le precedevano di appena un decimo di punteggio nella graduatoria a squadre. La Spagna sicuramente ai prossimi mondiali potrà puntare ad una classifica tra il terzo e il sesto posto. Ricordiamo che i mondiali di Indianapolis avranno valore di qualificazione per i giochi olimpici di Barcellona del 92, dove potranno accedere le prime 12 nazioni classificatesi nella rassegna iridata, e per i colori dell'Italia appunto è questo l'obiettivo, quello di inserirsi tra le prime 12, un obiettivo che non sarà purtroppo molto agevole per le nostre azzurre, mentre invece per quanto riguarda la formazione maschile, gli azzurri ormai sono ai massimi livelli internazionali e per loro i prossimi obiettivi nei grandi appuntamenti mondiali sono quelli dei gradini del podio. Veronica Servente, torinese, 14 anni, ha chiuso con un doppio raggruppato la sua prova al corpo libero. 19 anni. Tra le protagoniste ai campionati europei, ai campionati del mondo, dove è giunta tredicesima nella graduatoria assoluta, ha disputato molte finali di specialità, anche dote acrobatiche, di una notevole anche forza fisica, di una grande volontà, Eva Rueda, ormai stabilmente lotta spalla a spalla con le grandi protagoniste della scuola sovietica, della scuola romena nei grandi appuntamenti. Ed ecco la bulgara Maja Hristova, anch'essa la più rappresentativa tra le sei bulgare qui in gara, 16 anni. Tredicesima nella graduatoria individuale, soprattutto questa posizione non brillante l'ha ottenuta dopo un errore alle parallele asimmetriche nella prova degli obbligatori. Thank you.
Maya Kristova con un doppio raggruppato ha completato la prova al corpo libero, mentre le prove successive la vedrà primeggiare nella graduatoria individuale, soprattutto la vedrà trascinare al successo nel concorso a squadre le proprie compagne della formazione spagnola. Valentina Rubinetti per l'Italia al volteggio, fa parte della formazione stabile dell'Acqua Acetosa, di recente è giunta terza nella prova al corpo libero ad Albertown negli Stati Uniti in un meeting internazionale. Cristina Fraguas, spagnola, è l'ultima delle ginnaste sulla pedana del corpo libero, quindi si concluderà la prima rotazione. Cristina Fraguas, solo omonima della connazionale Sonia Fraguas. Seconda nella graduatoria individuale alle spalle di Eva Rueda. Eva Rueda, ripetiamo, ha ottenuto 9,90 al volteggio. Cedevano di appena un decimo di punteggio, un decimo che ora è salito a 5 decimi. Siamo sulla pedana delle parallele asimmetriche, la spagnola Miriam De Tena. In questa rotazione un gruppo di ginnaste agisce sulla pedana delle parallele ed un altro ancora sulla pedana del volteggio. Miriam De Tena, 60. Ecco che Climenco si era premonito per essere presente dopo il salto dell'azzurra in caso di caduta. Non ce n'è stato bisogno, ancora se vi guardate con quanta attenzione Climenco la prestazione dell'azzurrina. Chiara Ferrazzi è un chiaro talento, un sicuro. Ecco Barbara Melozzi. Dopo Silvia Martinez al volteggio, primo salto per Barbara Melozzi. Ora il punteggio per Chiara Ferrazzi alle parallele, mentre alle parallele già agisce la bulgara Svetlana Ivanova. Svetlana Ivanova, Bulgaria. Se dei tecnici azzurri si concentri su di lei, è un notevole talento. Il tecnico Marletta non ama fare graduatorie, però innegabilmente l'azzurra è una delle più interessanti fra le giovanissime ginnaste italiane. Sì, più interessanti nel senso che è riuscita in questi mesi. Le parallele asimmetriche è di 9,65. Quindi sta inanellando punteggi abbastanza alti Chiara Ferrazzi e sta risalendo la graduatoria individuale, soprattutto fra le azzurre.
queste sono ginnaste per ora molto più preparate sul programma libero che non sul programma obbligatorio, perché abbiamo fatto un grandissimo lavoro per incrementare le difficoltà. Bella questa inquadratura, ci fa apprezzare tutto l'esercizio. C'è stato questo passetto nella fase di atterraggio. E per ora due l'hanno eseguito veramente bene, a parte questo passo per stabilire la posizione d'arrivo. Perciò diciamo un buonissimo risultato già. Intanto abbiamo seguito Carmen Falzarano al volteggio. È un breve cavallo sempre all'interno della seconda. La formazione femminile della Bulgaria alla ricerca di una nuova identità notevolmente rinnovata dopo dei notevoli travagli a livello tecnico e a livello di assetto federale di quella federazione. Comunque mi sembra che le bulgare stanno riguadagnando terreno a livello internazionale. Per quanto riguarda il loro valore, sono di assoluto livello. In conseguenza già qui denota il valore della rappresentativa. Inoltre è una squadra che non solo si è qualificata, diciamo, per il rotto della cuffia al 12° posto, ma è una nazione che si è sempre piazzata fra il 5° e l'8° posto, di conseguenza diciamo proprio appartenente all'elite mondiale. L'obiettivo delle nostre ginnaste di superare nella graduatoria, subito il regista Goti ci segue, dove è impegnata Eva Rueda. Eva Rueda prima ha già ottenuto 9,90 al volteggio. Molto potente, forse troppo.